Elme sac, sbrindolò un de sac vecchio come il cuco, ormai è in quinta carriola dai strapazzi, e macià di poina e dei rumazzi, sbiavì dal fum, dal tempo e dai calori. Ti ricordi, strasson de naratera, quel lontan che t'ho comprà alla fiera? Allora te sere nof de trinca, de un color bisergola nostrana, dalle cinghie de sola americana. Ti sei bel net, morbid come il muscio, ti pareva capità, copià da qualche quadro. Ti valeva in marengo mam del ladro, ma dopo, Dio si sa ben, con l'ar degli anni sberlà da certi temporai d'inferno, basà dal sol d'agosto, dal vent d'inverno, zo dai tovi, dai scorti e dai geroni, fra jazz e il fem e qualche fumeghera, te sei ridotto proprio sta maniera. Ma per questo cosa credi che ti lascia, vecchio sac? Pien de buse e de magagne, la primavera, forse le montagne, la marna musica e la marna canti, la strozziga come namorosa e un bel abit de nugole de rosa. Coraggio allora vecchio, un par di mende, quattro da sei, una buona lavadina per quelle certe mace de poina e avanti ancora per la nostra strada, avanti, avanti sempre in ver la nostra cima, pacifici e contenti come prima. Elme sac, avete sentito questa bella poesia di Giacomo Floriani. Un caro saluto a tutti gli amici di Telegarda, gli appassionati del dialetto. Spero sempre di trovarvi in ottima forma e interessati appunto a questa trasmissione. Vedete che anche oggi siamo qui alla Baita Floriani con l'amica Milena Zucchelli. Ciao Milena. Ciao, ciao. Collaboratrice in forma splendida, come sempre. E avete sentito questa poesia di Giacomo Floriani, appunto Elme sac. Adesso lasciamo a parte il discorso, diciamo, lirico, perché vado sugli aspetti formali che sono quelli che mi interessano per questa trasmissione che, ripeto sempre, ha un taglio didattico e a volte anche un po' noioso da questo punto di vista, quando parlo di grammatica, di verbi, di regole. Purtroppo la scuola, dico sempre, non è mai interessante, a volte è noiosa anche e bisogna accettarla così com'è. E quindi accettatemi e se no c'è il telecomando e si gira. Allora, intanto vi faccio notare questi bei termini, sbrindolon de sac, sbrindola, una cosa rovinata, un qualcosa che dà l'idea proprio dell'ingera, sembra una persona, un sac l'ingera, un sac birbone, sbrindolon de sac. Beh, la poina, un bel termine, è la classica ricotta. Ecco, strasson de naratera, la ratera è la carcassa, un qualcosa di rovinato, quindi... Già in questa prima strofa il sac l'era sistema male, l'era proprio ridotto come una strazza, come una ratera. Una volta mi si l'era nof de trinca, anzi attenzione, non off, io mi sono lasciato andare il dialetto archese, nof de trinca, i rivali se no mi brontolano, nof con la O chiusa, quindi nuovo di zecca, trinca. Beh, la bisergola, bisergola è la lucertola. E il lugor invece del ramarro, mi piace. Ecco, invece notate il muscio. Ecco, io ho sempre detto che molti, quando c'è la SC, e bisogna leggerli in modo staccato, muscio, bisognerebbe metterci una lineetta, perché altrimenti chi non sa il dialetto legge muscio. Però Floriani, che naturalmente dall'alto della sua importanza della sua fama, chiaramente non lo rispettiamo, scrive muscio senza lineetta, neanche con l'apostrofo, perché alcuni al posto della lineetta mettono l'apostrofo. Altri tempi. Poi altra curiosità, questo vent, ecco, non vent alla archese, ma vent alla rivana. Beh, scorto e bel questo tovi, e i tovi dall'idea di questi sentieri che scendono a precipizio, rovinati dai brozzi che porta giù la legna, che porta giù il fem, i tovi. Gli scortoi sono le scorciatoie, i geroni, i ghiaioni. Andiamo avanti. La masna musiche, la masna canti.
Ecco, masna è il masnare, il macinare. Anche qui c'è un for sulle montagne, for, vedete anche qui l'accento fonico chiuso alla rivana. Andiamo avanti. Ecco, la strangozza, ecco questa curiosità che mi faceva notare Milena, la strangozza con doppia Z, che in realtà Milena legge come fossero due S, strangoscia, o come una S con l'SC. Poi una buona lavadina, che qui vedete la O chiusa, content, vedete il content, non content l'archese. Quindi mi premeva quindi farvi notare alcuni termini, alcuni vocaboli molto particolari che vale la pena sottolineare e mettere la vostra attenzione, e poi questa curiosità degli accenti fonici chiusi, quindi la E e la O spesso nel rivano sono accenti fonici chiusi, mentre nell'archese sono accenti fonici aperti. Ecco, quindi sentite la poesia El Messac da parte di Milena, vi dico subito che non è finita la puntata, perché dato che siamo qui alla Baita Floriani, approfitto per farvi sentire un'altra bella poesia, sempre del poeta rivano. Questa volta una poesia di cui vi ha già parlato Rita Pellegrini, non so se ricordate la puntata, la prima puntata registrata qui, quando Rita ricordava di aver avuto un incontro con Floriani nel corso di una premiazione nel lontano 59, lei era definita la più giovane poetessa di Italia Trentina, e in quell'occasione lesse la poesia Pegore, Pegore, che adesso Rita dovrebbe essere qui che arriva, ci legge per il mio interesse, per il mio piacere e per il vostro piacere. Eccola, la ciao vedete. Sandro. Ciao carissima. Ciao Milena, buongiorno a tutti. Ciao. Sono andata a fare il giro per Fonghi ma non trovo niente. Neanche uno, no? Neanche uno. Neanche di quei mati? No, perché è non ha piovuto e l'è massa su. E dopo che è quel che passa prima, dite, sei venuta su tardi o presto? Mi sogna su tardi. Allora, per Fonghi bisogna come... tardi. Ne tanti che va per Fonghi che non è ancora venuto sul sole. Per Fonghi bisogna andare a buon'ora. Ecco, allora, Rita, dai, leseme ste pegore pegore. Spero che non te piazzi perché ti riporta Andrio de Pudessi. Posso dire che è un'emozione, che vi ringrazio di avermi dato questa possibilità, perché sono passati un bel po' di ecco, anni. A me mi fa piacere. Vai Rita. Ecco. Pegore, pegore, se incontro un sciappa de pegore per strada, coi agnei che il parche casca sui ginocci e col pastor dall'aria petolada, mi comparis de colp davanti agli occhi una bicocca strussiata e tutta crepi che l'asconde na pace da presepi. Na bicocca quertata della miera con su lusse in bastome dozzabate e dentro na cuceta per litera, na famea de mastelli per il latte, nu cermonica sotto una gabana e fum canzon e migole de lana. Pegore, pegore dagli occhi biondi, sereni come gozze de rosada, quando, come i menzogni vagabondi, strache, strache, v'incontro sulla strada, me piaseria robarve i pegoreri. E per campi, per boschi e per sentieri, menarve all'ultima pastura, alle vostre costere solaive, su per le cime piene di frescura, fra i rododendri, i musci e le sortive, versi dossi in fiorai de genzianele, su fra l'oro del sol e delle stelle. Pegore, pegore, allegria dei monti, fiori vivi dei pascoi veludini, malinconia setila dei tramonti, primavera dei laresi e dei pini. Quando ve vedo strache passionate, anarde trebisonda per le strade, senton del sangue, sangue dei pastori, na gran voglia de cime e de costere, e l'anima, sgolando fra splendori de serene lontane primavere, la setriga, a sta baita tutta crepi, piena d'insogni e pace da presepi. Brava. Ecco bene, avete già sentito il commento della Milena che ho qui vicino, che il suo commento è
esplicativo, riassuntivo della lettura della Rita, che così è ritornata, come dicevo, a quanti, quasi 60 anni fa, insomma, sì. dal 59, che è passato un bel po' di anni. Quindi, grazie Rita, va a cercare altri funghi, vedere se te li trovi. Okay. La Milena la saluto dopo. Naturalmente adesso lascio da parte il sentimento, l'emozione che certamente ha suscitato in molti di voi la lettura di questa poesia, Pegore Pegore, per ritornare prosaicamente ad alcuni aspetti formali. Ecco, vi faccio notare che chap, non sciap, ma ho detto già parlando col muscio prima, non mette né lineetta né apostrofo fra l'S e la C. Poi andiamo avanti, vediamo qua, i dinoci sono le ginocchia, ecco, dall'aria ampetolada, cioè da un'aria mezza addormentata, mezza intorpidita. Io posso intervenire? Sì. Siccome certo. Impetolata, siccome le pegole le tutte impetolate, e allora era dall'aria impetolata perché era tutta petola, no? Che sai che impetolata che era con le pegole, no? Sì, sì. Allora che vita sì, impetolata dall'idea anche del sporco, no? Del sporco, sì. Sì. Ecco. Qui dall'aria impetolata, però sembra quasi i pastori che non si può dire che sia, no, lì no. Quasi mezzi rimbambiti di fronte a. E loro hanno subito, a sto loro, lavoro. Loro sono fuori all'aperto e sono certo, impetolate certo. Le pegole. Quindi è sempre lì, ma chi impetolata si riferisce proprio all'aria. All'aria? Col pastore dall'aria impetolata, col pastore che l'è lì messa in dormenzata. L'ha impetolata anche lui come le pegole, esatto, come le sue pegole. Una bicocca stussiata. Beh, una bicocca dà l'idea di una casetta abbastanza, dà l'idea dell'abbandonato, vecchia, rovinata, stussiata, rovinata. Tutta crepe. Una bicocca, ecco, vedete, una bicocca, quertada, vi faccio notare che quertada, appunto, Floriani usa la Q, non la C, mettiamo così la come Q quert, sempre. Sì, sempre. Dosavate, beh, sono le ciabatte, ecco, una cuceta per litera, ecco, la litera è il fusto del letto, quindi qui in questa bicocca non c'è sicuramente il letto con il fusto, ma che è semplicemente una cuceta. Una famea, ecco, una famea dei mastele, per dire che c'è un gruppo, un certo numero di mastele, cioè di contenitori per il latte, parla di famea, quasi fossero delle persone, quasi fan parte un po' di questa famiglia pastorale. Ecco, lucermonica, ho detto lucermonica è l'apostrofo, ecco, lucermonica è la fisarmonica, pensate un po' che bel questo termine. Andiamo avanti, beh, la rosada sappiamo che è la rugiada, andiamo avanti ancora. I pegoreri, beh, sono chiaramente i pastori con le pecore. La pastura, beh, dove c'è da mangiare, vi portano appunto pegore a mangiare dove c'è l'erba. Ecco, le costere solaive è in italiano solative, cioè dove appunto batte il sole. Andiamo avanti, le sortive, altro bel termine, sono le sorgenti. Andiamo avanti. Pascoli veludini, cioè pascoli vellutati, malinconia setila, una sottile malinconia dei tramonti. Beh, l'aresi, i larici, i pini. Quando vi vedo strache e appassionate, pensate un po', quando vi vedo stanche e appassionate, attenzione, Anar de Trebisonda. Ecco, Trebisonda è il nome di una località turca, non so se nord orientale, forse sì. Quindi dar l'idea, andare a Trebisonda vorrebbe dire andare in un luogo così strano, così lontano, che dà l'idea che non si sa dov'è, quindi si va quasi come a zigzag. Come uno che beve, no? Quindi, che esatto. Si può dire. Uno che beve, Trebisonda, che poi da qualcuno è chiamata anche Trapezuntes, Trebisonda o Trapezuntes. Quindi Narde Trebisonda vuol dire Naraonde, quando sei un po' embriaghi. Andiamo avanti e stiamo per finire. Beh, le costere sono le coste, i declivi dei pascoli. La setriga, ecco questo bel trigavo lì, la si ferma davanti a sta baita tutta crepi, piena di sogni e passi da presepi. Ecco, questa immagine mi piace, questa baita, perché era il sogno dei sogni di Giacomo Floriani. Sogno dei sogni che poi l'amico mecenate Riccardo Maroni è riuscito a soddisfare con questa baita che oggi ci ospita, grazie appunto anche alla,
anche all'ospitalità dei gestori qui di Varone, i Bertheotti, come si chiamano? Andrea Bertheotti, e che ci ospitano appunto e quindi che ringraziamo di nuovo. Quindi con questa seconda poesia, Pegore e Pegore, letta dalla Rita Pellegrini, che ho già ringraziato, e prima il Messac della Milena Zucchelli, Floriani, ma letto dalla Milena Zucchelli, ringrazio di nuovo la Milena. Grazie a te. Ecco, spero che siamo stati interessanti e naturalmente vi aspetto alla prossima puntata, ricordandovi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao dal Monte Calino, dal Rifugio San Pietro, dalla Baita Floriani e dalla vicina Cesena, che dopo ne rimanca a vedere. Saluti di nuovo.